Il trofeo Maremma, una tra le gare più datate e longeve del panorama nazionale e regionale, non può non prevedere al via auto storiche. Anche nella 41esima edizione, alcune tra le auto che hanno fatto la storia delle corse su strada hanno aderito e partecipato, seppure in modo minore rispetto alle attese. Un percorso simile a quello delle auto moderne, con le celebri PS maremmane per esaudire sia la volontà di partecipazione, sia quell'amore per le vetture storiche, o che le vive a livello di regolarità sport. Per quest'ultima disciplina si trattava della prima volta al Maremma, un valore aggiunto per quel modo di fare automobilismo sportivo caratterizzato dal rispetto di tempi prestabiliti in determinati tratti del percorso. Fattore determinante per la classifica, stilata con medie orarie nei limiti dei 50 km orari. Notevole l'impegno delle amministrazioni locali, poiché la gara grossetana si è sviluppata nei comuni di Follonica, Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Massa Marittima e Montieri. Una grande sinergia che unisce, dona immagine e comunicazione a questi luoghi in periodi non vacanzieri, partendo da ciò che gli amanti del motorsport e i suoi attori, compreso un numeroso pubblico, possono offrire. Anche quest'anno Sindial è stata main sponsor dell'evento, dando continuità all'esperienza positiva della scorsa stagione con Maremma Corse. La scuderia grossetana ha sempre avuto particolare attenzione al percorso e al territorio, proponendosi come veicolo ideale per promozione e immagine dei luoghi dove si svolge la gara. Noi operiamo da ormai diversi anni nel territorio, noi siamo tra l'altro proprietari di circa 1400 ettari nell'ambito delle colline metallifere. Tra l'altro il rally attraversa tutti i nostri siti di proprietà, attraverso i comuni di Gavorrano, Massa Marittima, Manciano, Montieri e Scarlino, quindi attraversa proprio le aree che noi abbiamo diciamo, in gestione e dove svolgiamo, come diceva lei, delle molto importanti opere di remediation ambientale, di cui noi siamo molto orgogliosi. E ci teniamo veramente tanto a poter fare bene il nostro lavoro perché la nostra ambizione, la nostra intenzione, la nostra mission, che tra l'altro ENI ci ha dato, è proprio quello di non solo diciamo, sistemare ambientalmente le aree interessate nel passato dalle attività minerarie, ma di restituirle al territorio in maniera tale che il territorio stesso possa usufruirne nei migliori modi possibili. Dunque, la cosa strana è che ENI di solito non è nell'ambiente rally, è l'unica vostra unione con una gara che è proprio un tutt'uno con il territorio. Sì, questo è molto importante perché sta a significare proprio quello che è il nostro DNA. Il nostro DNA come Sindial, che tra l'altro il nostro nome Sindial vuol dire proprio sinergia e lavorare insieme con il territorio, questa è un'occasione per dimostrare ancora una volta questo aspetto. E per noi è veramente importante poter, ripeto, non solo fare le nostre attività, ma soprattutto farle insieme al territorio e poter dare al territorio, alla fine delle nostre attività, tutto quello che merita, restituzione al territorio di quello che ha. Un'ultima battuta, non c'è due senza tre. L'anno prossimo ancora qui. Io me lo auguro vivamente. Un volano importante che sposa un'altra realtà attenta e vicina al territorio, quella di Sindial. Centro di competenza ENI nel campo del risanamento ambientale. Sindial offre un servizio integrato che include tutte le fasi operative di un intervento di bonifica, dallo sviluppo del progetto fino alla individuazione di soluzioni sostenibili di recupero e valorizzazione delle aree post-intervento. Una presenza importante sul territorio maremmano, sede nel passato di poli minerari ormai dismessi e di cui Sindial si sta occupando con positività, ripristinando le zone depauperate. Con la sponsorizzazione del Rally 41esimo Trofeo Maremma, Sindial ha quindi colto un'importante occasione per dare alla comunità delle colline metallifere un aggiornamento sullo stato delle sue attività ambientali, con la messa in sicurezza mineraria e di bonifica di suoli e falde. Una presenza che speriamo sia riconfermata anche per il prossimo futuro, creando e mantenendo auspici positivi sia al motorsport regionale sia alla Maremma tutta.